sono arrivati in 10.000 da tutto l'Abruzzo e dalle Marche al santuario di San Gabriele dell'Addolorata di Isola del Gran Sasso per i 100 giorni all'esame di maturità. Un rito che si ripete da oltre 20 anni e che anche quest'anno ha visto una marea di studenti dell'ultimo anno delle superiori chiedere al santo dei giovani di aiutarli nello studio per poter raccogliere ciò che ognuno di loro ha seminato nel proprio percorso scolastico. Padre, ci spiega il programma della giornata? Allora, il programma della giornata prevede due messe, una alle 10.30, una alle 11.30. Alla fine di ogni messa c'è la benedizione delle penne che i ragazzi portano e che useranno agli esami, mentre nel pomeriggio alle 2.30 ci sarà un momento di preghiera davanti a San Gabriele e poi in piazza verso le 12.30, l'una, ci sarà anche la premiazione della maglia più bella che i ragazzi hanno portato con le scritte, con le loro frasi. E ci saranno le confessioni? Ci saranno le confessioni tutta la giornata in santuario. Brava! Da dove venite? Dall'Aquila! Da sta scuola fateci sci, se no Bussetti lo facciamo sparire! Da dove venite? Da Teramo. Scuola? Il Milli. Chi mi legge la maglietta? Vai. Dopo 5 anni di tortura, agli esami senza paura! Da dove venite? Da Teramo. Quale scuola? ITIS. ITIS, mi dite la vostra maglietta? Birra e vino per un esame di vino. Ballo, musica, divertimento, ma tutto super controllato da carabinieri, polizia, guardia di finanza, agenti in borghese, cani antidroga, con blocchi stradali già a partire dal casello di Basciano dell'autostrada 24. E poi tutti in chiesa, raccolti intorno al vescovo di Teramo, Vincenzo Leuzzi, che ha officiato ben due messe. Qual è il messaggio di San Gabriele ai ragazzi? Ma il messaggio di San Gabriele è quello di non aver paura del futuro. Noi viviamo in un momento in cui tanti giovani hanno paura del futuro, sia per motivi oggettivi, difficoltà, pensiamo alle difficoltà lavorative, economico-finanziarie, ma poi anche la paura, sotto la spiga anche di una cultura che non aiuta i giovani ad essere protagonisti, la paura di manifestarsi per ciò che si è. Una bellissima giornata, come sempre la festa dei 100 giorni alla maturità al santuario di San Gabriele. Il momento più gioioso però resta sempre quello della benedizione delle penne, accolto con fragore da stadio e con la speranza di superare brillantemente la prima vera prova della vita che ti fa diventare grande.